In un vortice di completo nulla, di completo caos, comparve dal nulla un nuovo Pokémon. Quest'uovo, una volta schiuso, diede alla luce il grande Arceus, il primo Pokémon esistente su questo pianeta. Arceus successivamente creò Dialga, Palkia e Giratina e diede loro diversi poteri. A Dialga affidò il potere sul tempo, a Palkia quello sullo spazio e a Giratina il potere sul caos. Giratina, però, come punizione per la sua natura distruttiva, venne mandato da Arceus in esilio nel mondo distorto. Arceus successivamente creò dimensioni dello spazio e del tempo e appunto le donò a Dialga e a Palkia. Arceus successivamente creò la terza dimensione, la nostra dimensione appunto, ragazzi, e fece convergere appunto in questa dimensione in un unico punto, la vetta Lancia di Sinnoh sul Monte Corona. Successivamente Arceus creò Uxie, Mesprit e Azelf e diede anche a loro diversi poteri. A Uxie diede la conoscenza, a Mesprit le emozioni e a Azelf la volontà, con il compito di distribuirle a tutti gli esseri viventi che sarebbero appunto stati creati nel mondo Pokémon da Arceus. A ciascuno di loro appunto viene assegnato il compito di sorvegliare questi importantissimi valori, rimanendo successivamente appunto imprigionati, possiamo così dire, in particolari grotte nel fondo del Lago Verità, il Lago Valore e il Lago Argut nella regione di Sinnoh, appunto dando loro il nome di Guardiani dei Laghi. Successivamente l'alta pressione dei fondali marini diede vita a Kyogre. Groudon invece nacque dalle profondità della terra, mentre Rayquaza appunto venne formato da alcune sostanze presenti nello strato nella fascia dell'ozono. Il compito di Rayquaza era quello di girare attorno a questa fascia dell'ozono e appunto gli è consentito molto molto raramente di andare nella Torre dei Cieli, dove appunto Rayquaza riposa. Kyogre e Groudon appunto procedettero rispettivamente a riempire Kyogre i mari mentre Groudon riempì i continenti, anzi creò i continenti possiamo dire. Mentre appunto questi due Pokémon leggendari svolgevano i loro importantissimi compiti, si incontrarono purtroppo e cominciò uno scontro davvero molto molto duro e appunto questo scontro riguardava la supremazia sulla Terra. La lotta tra i due Pokémon leggendari continuò finché Rayquaza non intervenne, appunto, rinchiudendo Kyogre e Groudon in due speciali caverne, appunto, nelle quali appunto questi due Pokémon hanno riposato fino agli eventi di terza generazione. La sfera rossa e la sfera blu vennero successivamente create per impedire il risveglio di Kyogre e di Groudon, appunto, in modo tale da impedire la loro continua lotta per la supremazia sulla Terra. E appunto queste due sfere, la sfera rossa e la sfera blu, vennero appunto lasciate sul Monte Pira in modo tale che non vennero più toccate, appunto. In quel tempo, inoltre, ragazzi, si dice che i Mew, che in quel periodo erano davvero tantissimi, vivevano veramente in gran numero sul pianeta Terra. Successivamente vennero creati grandi ammassi montuosi, come per esempio il Monte Corona, e il Pokémon leggendario Regigigas spostò con le sue enormi corde i continenti, formando così le varie regioni Pokémon. Inoltre, ragazzi, questo Pokémon leggendario creò altri tre Pokémon leggendari, ovvero i tre Golem, Regirock, Regice e Registeel, usando rispettivamente tre elementi, cioè argilla, ghiaccio e magma. La regione di Sinnoh è stata creata attorno al Monte Corona. Appunto, durante questa violenta procedura di creazione della regione di Sinnoh, si venne a creare anche il famosissimo Monte Ostile, appunto dovuto ai vari spostamenti della crosta terrestre. In questi spostamenti, ragazzi, venne anche creato Heatran da una pozza di lava, appunto, venne creato questo Pokémon leggendario. Inoltre, ragazzi, il buon Arceus, dio del mondo Pokémon, creò anche la Damasfera, la Spendisfera e la Grigiosfera, prima di cadere in un sonno profondo.